Stiamo facendo pressione affinché vengano vaccinati al più presto tutti gli iscritti all'ordine, anche i libero professionisti e i pensionati che in prima istanza sono stati esclusi dalla prima vaccinazione. È quanto dichiarato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia, Fernando Crudele, durante l'assemblea ordinaria convocata online per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo 2021. Nel corso dei lavori, Crudele ha ricordato l'impegno dei medici in prima linea nella lotta al Covid ed ha rivolto un pensiero commosso ai colleghi che hanno perso la vita durante la pandemia. Le elezioni per il rinnovo del direttivo dell'Ordine dei Medici di Isernia, inizialmente programmate a novembre, si svolgeranno dal 23 al 25 gennaio, epidemia permettendo. Sempre a causa del Covid sono stati annullati i festeggiamenti per i neo iscritti e per i medici che hanno festeggiato 40 e 50 anni d'attività. Il presidente dell'Omceo di Isernia ha rivolto anche un pensiero ai colleghi più giovani, in particolare a coloro che erano in attesa di accedere alla scuola di specializzazione. Finalmente, ha annunciato Crudele, l'iter è stato sbloccato e i nostri colleghi ora potranno frequentare i corsi. L'augurio per tutti è che si possa mettere davvero alle spalle un 2020 da incubo, per poi guardare con fiducia al 2021 che si spera porti a tutti serenità. Il via alle vaccinazioni ci autorizza a pensare che la strada intrapresa sia quella giusta, ha concluso Crudele.
degli anziani, una delle regioni con un tasso di anziani più elevato d'Italia, la possibilità per questi, per i pazienti di arrivare a Campobasso, insomma. Sono tante altre cose, non è soltanto la sanità, è tutto un contesto sociale e economico. Ora, per quanto riguarda la sanità privata, non sta a me che dire, chiaramente si è sempre detto che deve collaborare, deve essere in parallelo, deve coadiuvare le manchevolezze che ci sono a livello di sanità pubblica, non deve essere antagonista.